E oggi qui siamo riuniti con il nostro gazebo d'Italia dei Valori per la raccolta firme del referendum che riguarda l'abolizione della legge elettorale, il cosiddetto Porcellum, e l'abrogazione delle province. Attendiamo di qui a poco la venuta del nostro presidente nazionale Di Pietro, che verrà a spiegarci le ragioni per cui bisogna impegnarsi in questa raccolta firme. E si tratta essenzialmente di due punti fondamentali ed imprescindibili. Il primo, quello di restituire quanto prima e pienamente la possibilità agli elettori di scegliersi i propri rappresentanti in Parlamento, evitando che siano i capi di partito e le segreterie politiche a decidere chi mandare nelle due aule di Camera e Senato. L'altro motivo, non di meno conto, quello dell'abrogazione delle province. Noi di Italia dei Valori diciamo basta alla casta, no ai privilegi e agli sprechi che comporta l'istituzione provincia in tutta Italia, se si pensa che impiega circa 4.000 amministratori, senza contare poi gli impiegati, tutto l'apparato burocratico e i costi della politica che la provincia comporta. Quindi una voce forte per dire sì alla democrazia e no agli sprechi, ed è per questo motivo che il nostro presidente Antonio Di Pietro sarà oggi qui ad Aversa, dove in piena campagna referendaria verrà a rappresentare le ragioni per cui bisogna impegnarsi in questa raccolta firme che dovrà portarci poi alla celebrazione del referendum per restituire ai cittadini la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti e per abolire le province. Ovviamente non nascondiamo, e di questo ne siamo più che orgogliosi, che la venuta del presidente Di Pietro ad Aversa rappresenta senz'altro un chiaro ed inequivocabile segnale in una città chiamata al voto l'anno prossimo, dove Italia dei Valori intende fin d'ora essere protagonista di un cambiamento di cui c'è necessariamente bisogno dopo 10 anni di malgoverno del PDL targato Giuliano Ciaramella. Devo dire che il cittadino è molto attratto dai quesiti referendari, la percezione è buona. La cosa che mi sorprende è che ancor più dell'ultima volta, quando abbiamo diffuso e sensibilizzato il materiale propagandistico per la raccolta firme dei 3 quesiti referendari di giugno scorso, ora ancor di più la percezione è sentita, proprio perché il cittadino avverte che la politica, la democrazia italiana in questo momento è in seria crisi, è a grosso rischio, e quindi il cittadino si sente molto preoccupato perché è stato privato di un diritto che era garantito dalla nostra Costituzione, diritto che è stato schiacciato dal governo Berlusconi col Porcellum, e nello stesso tempo il cittadino avverte che, così come è accaduto per l'acqua e per il nucleare, i costi della politica, in questo caso con le province che sono diventate degli enti completamente inutili, i cui poteri possono essere demandati tranquillamente alle regioni e al governo centrale, il cittadino appunto si rende conto che deve andare a firmare per abbattere questi sprechi e per far sì che la crisi di questo paese si arresti quanto prima.